Insomma, un test fisicamente probante, si sapeva insomma che il Sud è la squadra che agonisticamente ci dà, perché me l'avete provata varie volte in questo vostro percorso che ormai per te ormai triennale. Avete creato, non avete segnato, sicuramente un progresso dal punto di vista fisico rispetto al triangolare. Sì, sicuro, sapevamo che era già un test più impegnativo rispetto a quelli che abbiamo fatto in ritiro. E sicuramente è rimasto questo problema che non si è riusciti a fare gol, quindi a finalizzare quello che abbiamo creato. E è una cosa sicuramente su cui dovremmo migliorare, però vorrei mettere il punto sul fatto che non abbiamo preso gol, anche se sono stati incontri finora più facili rispetto a quelli che troveremo in campionato, però il fatto di non aver preso gol è una cosa che mi dà fiducia, ecco. Dà fiducia a me, dà fiducia ai miei compagni. E oggi il caldo si sentiva molto, quindi anche fisicamente, come dicevi tu, è stata una partita difficile. E direi che, come hai detto anche prima, si vede il miglioramento fisico, anche se stiamo facendo doppi da ormai 3 settimane. Però dai, ogni giorno stiamo migliorando e ci stiamo conoscendo sempre di più. Villani, Lecco FM, la provincia unica. Allora, è un Lecco che cerca l'intesa, anche se il gruppo storico è quello che fonda la squadra, però ci vuole ancora un po', insomma. Sì, io parlavo di intesa più che altro per quello che concerne le idee del mister, ecco. Stiamo cercando di mettere in campo quello che ci chiede. E ci stiamo riuscendo a fasi alterne e dobbiamo riuscire a metterlo in campo per tutti i minuti della partita. Ecco. Secondo te quando vedremo un Lecco più vero, cioè più competitivo e dunque più in forma? Siete anche imballati fisicamente? Beh, sicuramente settimana prossima. Adesso questa settimana inizieremo a regime, quindi settimana tipo. E sicuramente già in Coppa Italia vedrete qualcosa di più indicativo. C'è tanta Serie B in questo reparto, nel senso che c'eravate tutti l'anno scorso, tu sei Battistini, Marrone, certo si partisse così sarebbe anche una bella concorrenza per voi, perché siete tutti e quattro insomma giocatori protagonisti, in grado di essere super protagonisti in questo campionato. Sì, ma è anche stimolante, perché comunque ti dà fiducia e ti fa capire che sei in una squadra che può fare bene. E questo ci dà fiducia per il nostro campionato. Ecco, Fiorenzo Radogna, Corriere della Sera, Unica, quotidiano La Provincia. Bianconi, lei è in concorrenza con Marrone e Battistini prevalentemente per un posto da difensore centrale in una difesa a 4. Sente la competizione? Vi stimola? Vi aiuta questo anche di fronte al nuovo allenatore? Sì, sicuramente ci stimola, ma non è una cosa che ci mette contro uno con l'altro, questa è una cosa molto importante. Anche in allenamento una parola di aiuto non manca mai, e poi sicuramente da Marrone i consigli non finiscono mai, quindi per me ascoltare uno come lui, che ha giocato in palcoscenici molto diversi, è una cosa sicuramente positiva. Grazie. Perfetto. Grazie. 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 Buonasera. Buonasera. Ecco il mister. Ah, più vicino? Sì. Buonasera. Okay. Buonasera mister. No. Anche il nome, anche col mister. Va bene. Tutto resta nell'audio. Posso solo parte chiedervi Fiorenzo, con i telefoni, di non venire proprio davanti al mio, se no non riesco a fare io la ripresa, per favore. Grazie. Allora vado io, ragazzi, va bene? Partiamo nel via Fiorenzo. Via, 3, 2, 1. Sono Fiorenzo Radogna, Corriere della Sera, quotidiano La Provincia, Unica TV. Allora mister, è un Lecco che comincia a vedersi, comincia a avere una sua fisionomia, però accidenti, non si segna. La gente anche in tribuna si domandava, manca qualcuno che la metta dentro, ma manca o deve semplicemente affinarsi? Legge già. Ma allora, il discorso è che se io oggi dicessi che manca l'attaccante, mancherebbe rispetto a quelli che hanno lavorato finora. Okay? Sicuramente quelli che hanno lavorato finora là davanti, ma forse più il primo tempo che il secondo, abbiamo bisogno di lavorare, io ho bisogno di lavorare ancora di più sulla fase offensiva. Siamo alla terza settimana dove, vi ho già detto, mi sono concentrato molto sulla fase di non possesso, di cercare di non prendere gol,
va in, in partenza la, la, la terza settimana piena, come ha detto prima Bianconi, no? Dalla prossima settimana andremo a regime, quindi inizieremo con la settimana tipo, quindi si inizierà a vedere le gambe girare in maniera diversa. È logico che in questo momento abbiamo fatto 3 amichevoli, se una spezzata in due e questa non siamo riusciti a far gol, e quindi ora da qui in avanti mi concentrerò un po' di più sulla fase offensiva. Poi dovesse arrivare qualcuno a darci una mano, siamo contenti, ma come vi ho già detto il mercato delle punte si sbloccherà sempre gli ultimi 3-4 giorni di mercato, quindi è giusto che sia. Però in questo momento io devo guardare quelli che ho e migliorare quelli che ho. Abbiamo creato tanto, soprattutto al secondo tempo, rispetto al primo abbiamo creato tanto il secondo tempo. Abbiamo tante cose su cui migliorare, tante cose non abbiamo neanche iniziato a lavorare, quindi c'è tanto da lavorare, ma il gruppo insomma sta lavorando forte. Grazie. Detto che comunque Matteo Bonaccinelli c'è una spazio. Sicuramente questa non era una partita 0-0, comunque le occasioni d'uso, la traversa, Mendoza sono le più grosse, però comunque sicuramente avete creato abbastanza per far gol. Anche sono magari peccati di poca lucidità. Ma i ragazzi stanno lavorando tanto, anche questa settimana hanno fatto tutti i doppi allenamenti. E da domani inizieremo, come ho già detto, a fare un allenamento al giorno, le gambe saranno un po' più brillanti. Calcoliamo che questi ragazzi ieri hanno fatto 16-20 volte i 150 metri. Questi ragazzi ieri hanno nelle gambe il lavoro di ieri mattina, che non gli abbiamo assolutamente risparmiato pensando alla prestazione. La differenza che c'è di brillantezza tra il primo e il secondo tempo è semplicemente un aspetto fisico. Nel primo tempo, se andiamo a vedere, i difensori avevano una certa struttura fisica, i centrocampisti una certa struttura fisica. Nel secondo tempo è entrata gente più leggera, mettiamola così, che va in condizione prima, e si è visto un po' di brillantezza in più. Però siamo in linea con quelli che sono i programmi, compreso il fatto di essere imballati in questo periodo. Mister Federico Pozzoni, giornale di Lecco, abbiamo visto Tordini agire più in posizione da trequartista rispetto al triangolare di Veronello di settimana scorsa, dove probabilmente aveva agito più da seconda punta. È lì che lo vedi meglio? È un ruolo più congeniale alle sue caratteristiche? Sì, sicuramente portarlo fuori dalla linea dei difensori e dargli la libertà di agire tra le linee è un suo ruolo, però in questo momento, dopo 2 settimane e qualche giorno, abbiamo lavorato sul 4-3-1-2, voglio iniziare a lavorare anche sul 4-3-3, a questo punto Tordini diventerebbe un esterno d'attacco, riconoscerebbe la sua fascia che è quella che, dove si trova meglio, ma in questo momento da trequartista, se riesce a trovare gli spazi che qualche volta ha trovato oggi, diventa un giocatore importante. Come poi li ha trovati Mendoza il secondo tempo, insomma sono giocatori che hanno caratteristiche, che hanno quelle caratteristiche. Poi Mendoza è un po' più leggerino di Tordini, perché Tordini ha le gambe, è uno che ha delle belle gambe, è uno che sta lavorando tanto. Tordini penso che per la prima volta nella sua vita è nel primo gruppo di lavoro che sta pedalando come non mai, e quindi mi interessa quello ora. Poi ripeto, questa settimana andremo un po' più sulla brillantezza e prepareremo la partita con lui. Villani, la provincia, l'Eco FM, la Gazzetta dello Sport è unica. Buonasera. Federico Mendoza e Luachimà, che sono state un po' le sorprese del secondo tempo, almeno in fase offensiva, sicuramente Mendoza, ma anche Luachimà. Luachimà è un giocatore che ha caratteristiche che mi piacciono molto, deve mettersi lì a lavorare in non possesso palla. Faccio un esempio, ha fatto delle ottime cose in fase offensiva, poi ha fatto rimbalzare una palla che gli hanno rubato, e quindi su quello deve migliorare del 100%. Lui lo sa, è un giocatore che non conoscevo, che addirittura poteva essere un giocatore da valutare sul mercato in uscita. Se è quello di oggi e si mette lì a lavorare in non possesso palla, secondo me è un giocatore che in questo momento ha un passo diverso dagli altri, di categoria superiore. Mendoza è una scommessa del direttore e penso che sia una scommessa azzeccata. È un giocatore che può partire dall'inizio, ma è un giocatore che se uno mette dentro a 20 minuti dalla fine può essere determinante, e quindi ce lo teniamo stretto.
Grazie. Con tutto questo Beghetto ha fatto un'ora di gioco. Diversi hanno fatto un'ora di gioco, Beghetto l'ha fatti Morrone, l'ha fatti Galli, l'ha fatti, qualcuno ha fatto un'ora di gioco, era tutto regolare, tutto studiato. È logico che, non avendo avuto la possibilità di fare tante amichevoli, perché veramente ragazzi abbiamo fatto una fatica clamorosa a trovare amichevoli per giocare, vuoi che siamo partiti un po' tardi, vuoi l'organizzare tutto quanto, abbiamo fatto fatica a trovare squadre che non fossero già organizzate con altre squadre per fare le amichevoli, quindi non è una volontà mia quella di non giocare, ma è proprio una difficoltà che abbiamo trovato. Ora mercoledì rifaremo una partita fra di noi, perché non abbiamo trovato squadre, quindi faremo mercoledì una partita 11 contro 11 fra di noi, e per arrivare pronti alla partita del Milan, che naturalmente non potrò chiedere che i ragazzi siano al 100%, però ho un gruppo di ragazzi che prova a fare quello che gli chiedo. Grazie mister. Grazie a voi. Grazie, mister. No, dicevo di Beghetto mister, perché qui arriva da un infortunio della Madonna. Beghetto penso che vederlo un'ora in campo, grazie. Bello. Sì. Bene, concludiamo così la nostra diretta. Una buona serata a tutti i nostri visual ascoltatori.